abbiamo messo in piedi una ricerca, noi come Dipartimento di Economia insieme ai colleghi del Dipartimento di Neuroscienze, per capire qual è il rapporto cibo-mente, perché la scelta di consumare in maniera frequente prodotti ipercalorici in quantità eccessiva è una scelta riconducibile al rapporto cibo-mente. E quindi abbiamo esaminato le diverse modalità con cui si possono comunicare gli aspetti nutrizionali del cibo. Attualmente da noi in Italia si utilizzano etichette di tipo testuale e abbiamo la preoccupazione di dare la corretta comunicazione al consumatore, ma a volte diciamo, la correttezza sul piano scientifico non corrisponde alla capacità del consumatore di comprendere e di reagire di conseguenza. Peraltro è una comunicazione questa che si rivolge alla nostra mente cognitiva, cioè si fa l'ipotesi che se diciamo che sovrappeso fa male, la gente mangi meglio, ma è un'ipotesi che abbiamo visto non funziona. Quindi bisogna cambiare il modo con cui si comunica e parlare non tanto alla mente cognitiva quanto alla mente emotiva per suscitare delle reazioni automatiche, inconsapevoli, spontanee. Noi abbiamo fatto uno studio per confrontare l'efficacia di quattro tipologie di etichette. Quella attualmente in uso, l'etichetta testuale, un'etichetta che è in sperimentazione in Australia e in Nuova Zelanda, che è un'etichetta a stelle, si assegnano da 0 a 5 stelle in funzione della qualità nutrizionale del prodotto, un'etichetta cosiddetta a semaforo, perché i prodotti vengono etichettati con il colore rosso, il colore giallo, il colore verde, a seconda appunto che siano prodotti ipercalorici o ipocalorici, un'etichetta questa che è attualmente in sperimentazione nei paesi anglosassoni e in particolare in Inghilterra, e un ultimo tipo di etichetta che non è sperimentata da nessuna parte ma che noi a priori riteniamo sarebbe molto efficace, che è la cosiddetta etichetta body, cioè marcare i prodotti, ma non di dietro, nella parte frontale, con una silhouette di una persona magra o grassa, a seconda del contenuto calorico del prodotto. E da questa analisi è emerso appunto che la comunicazione che si rivolge alla mente emotiva, cioè il colore e l'immagine, sono molto, molto più efficaci della comunicazione che si rivolge alla mente cognitiva. E questo cosa vuol dire? Che se noi comunichiamo in un certo modo alle persone, la loro reazione cerebrale ci dice la probabilità che queste persone reagiscono di conseguenza.